Bella a tutti amici, allora benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo chiaramente a fare un tema che è più legato, diciamo, al mondo dei piloti, quindi è più dedicato a loro, ovvero andiamo a tarare un altimetro di questi analogici. Sigla e poi andiamo. Allora, non so se avete notato, ma in un recente video c'è stata questa scena. Ti chiedi, in questo momento è 1026. Vabbè, che cazzo mi frega di cosa ti ha detto. Quindi l'altimetro qua segna 140. 1026 o segna 210? È vero, 200. Dacca è 1026. 330 piedi mi segna a me. No, 1026 a me segna 180 piedi sullo giroscopio. Ah, ma è 140, ragazzi, sembriamo Lino Banfi quando dice sincronizziamo gli orologi. Ok, dunque adesso non so se avete capito tutti cosa è successo, ma praticamente eravamo pronti al decollo e stavamo sincronizzando, diciamo, gli altimetri. E alla stessa, diciamo, quota di pressione, che è appunto, poi dopo andiamo a vedere meglio, questo numerino che c'è, diciamo, qua in questa finestrella, alla stessa quindi quota di pressione segnavamo tutti delle quote diverse, non molto distanti l'una dall'altra. Io segnavo per esempio 210 piedi, 140 piedi, eccetera eccetera eccetera, 180 piedi, però è leggermente diverso. Ma la domanda che ci si pone, quindi, si possono tarare questi altimetri? La risposta è sì, e vi faccio vedere come si fa. Allora amici, diciamo che ci sono due modi per regolare l'altimetro. Il primo modo è prendendo come riferimento un altimetro magari che sia nuovo, o comunque un altimetro che sapete che funziona correttamente, e copiate praticamente quello che segna l'altro altimetro. Altrimenti, appunto, oggi come oggi ci viene in aiuto il GPS, che ci dà una grande mano e che ci dice esattamente qual è la nostra altitudine, e poi chiaramente abbiamo bisogno di sapere il QNH locale. Qui siamo molto fortunati perché a 5 km ho l'aeroporto di Bologna, quindi l'IPE, METAR, cioè quindi guardiamo praticamente il bollettino meteorologico, il METAR di l'IPE, cioè Lima India Papa Eco, che è l'aeroporto di Bologna. Oggi in questo momento segna 1014, 1014, che sarà appunto il valore di pressione che andiamo a mettere all'interno di questa finestrella. Allora, attualmente vediamo che se io vado a mettere 1014 segna praticamente meno 600 piedi. Sapevamo che era rotto questo altimetro, ma non siamo a meno 600 piedi, siamo a 44 piedi. Lo so perché, possiamo guardare su Google Maps la posizione in cui lo stiamo tarando, lo so perché appunto ho portato il navigatore, lo possiamo fare anche con il telefono, e leggiamo grazie ai dati GPS la quota in cui siamo. Siamo a 44 piedi. Come facciamo a settare l'altimetro? Bene, portiamo 44 piedi con la rotella, diciamo, di settaggio, quindi andiamo a 20, 40, ci mettiamo tra 40 e 60 piedi, un po' meno a dirlo vero, fatemi vedere, 44 piedi, segna 1031, vedete? Se ci fate caso, qua di fianco c'è una vite, questa, vedete? Questa qui, che essendo una vite si può evitare svitare. Noi la svitiamo, questa operazione la potete fare anche tranquillamente in aeroplano, non dovete smontare lo strumento. La svitate, ok? Ora che questa vite è svitata, il cursore può venire fuori, ok? Vedete, guardate. Tirate fuori, dicevo. È un po' duro questo. Vedete che adesso io posso girare e l'altimetro rimane fermo, ma cambia la finestrella dell'indicazione di pressione. Adesso noi lo andiamo a settare appunto a 1014, che è l'indicazione del METAR di Bologna. Eccolo qua, 10-14, vedete? A questo punto si ripreme dentro il settaggio altimetrico, ok, vedete, è rientrato, avvitiamo,
E voilà, siamo tornati alla sua funzione. Vedete che adesso, chiaramente questo era rotto, però vediamo se funziona ancora. Adesso quando vado appunto a 1014, vedete, segna 40 piedi. Quindi l'ho ritarato secondo quelli che sono i dati attuali. Bene ragazzi, con questo video è tutto. Nel frattempo è venuto fuori anche il sole. Spero che vi sia piaciuto questo piccolo tutorial su come risettare gli altimetri analogici, chiaramente questi qua. Vi invito chiaramente, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al mio canale, a seguirmi su tutti i social, quindi Instagram, Telegram e Facebook. Vi ricordo le penne e il mio indirizzo email pilotando.it@gmail.com per averle. Adesso che sono le 11 e qualcosa, penso proprio che andrò a casa a fare, a cucinare i tortellini, che è domenica, e quindi buona domenica a tutti, anche se la guarderete questo video magari di lunedì o di martedì, chi se ne frega, buona domenica comunque, così a prescindere, perché domenica è sempre domenica. Ciao a tutti.